Giorgio Gasdini si raccontava sempre e non gli bastava mai. Raccontava gli incontri, raccontava di Charles Ives, di Leonard Bernstein, del pop e della dodecafonia che lui metteva sempre insieme. Questa è stata una delle sue più grandi rivoluzioni, perché Gasdini è stato uno dei più grandi interpreti e compositori del Novecento. Lo racconta un libro che ho scritto per Zecchini Editore, ed è Giorgio Gasdini, l'uomo, l'interprete, il compositore. Diciamo che Gasdini è sempre stato un personaggio anche all'interno della musica, non solo del jazz, ma anche della musica contemporanea. Parlava male di Theodore Adorno, solitamente, ma parlava invece bene anche dei Doors, di Patti Smith, di tutto quello, insomma, che lo interessava, perché alla fine la musica di Giorgio Gasdini non è mai stata musica d'avanguardia, ma all'avanguardia. Ecco, in questo libro c'è quindi anche l'uomo, non solo l'interprete e il compositore. C'è l'uomo che si libera, affronta anche un discorso a 360 gradi su tutto quello che è musica e si presenta come un nuovo umanista all'interno di questo mondo così variegato. Quindi qui trovate il rapporto fisico che viveva con il pianoforte, quello un po' stretto, ecco, a volte con la critica, il rapporto invece battagliero con le scuole, perché Gasdini è stato uno dei primi, anzi il primo artista, compositore ad avere una cattedra di jazz, quindi in conservatorio, e poi il rapporto entusiasta con i giovani, perché è stato anche un grande talent scout, e i giovani di allora, di quegli anni 60-70, oggi sono jazzisti affermati in tutto il mondo. Quindi un intellettuale dei suoi tempi, ma anche di questi tempi sui quali si parla molto di musica e di improvvisazione. Quella musica sulla quale Gasdini, e qui lo raccontiamo in questo libro che è una chiacchierata senza barriere, quindi quella musica, dicevo, sulla quale Gasdini sorrideva anche, perché raccontava degli incontri con John Coltrane, John Cherry, Ornette Coleman, insomma, e poi ovviamente quella storia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove si presenta e viene bocciato. Ritornerà pochi anni dopo, si porterà a casa 6 diplomi. Un libro, insomma, da aprire, per conoscerlo anche da vicino, con toni confidenziali.